Mangiazzurra, siamo con l'onorevole Flavio Tosi. Volevo chiedere due cose. La prima è che con la stampa evidenzia delle fughe in avanti da parte di qualcuno nel governo attualmente, tipo Salvini, tipo Berlusconi. Con questi presupposti il governo riuscirà a navigare? Sì, riuscirà tranquillamente, perché ovvio che siamo una maggioranza con tre forze. La più grande nettamente Fratelli d'Italia, ma anche Forza Italia e la Lega hanno dato un contributo fondamentale alla vittoria del centrodestra. E quindi ognuno ha delle idee, delle proposte, ma si troverà tranquillamente una composizione, una mediazione, perché è nostro dovere governare e governare bene. Seconda domanda e ultima domanda, così può andare a cenare tranquillamente. Il tetto del posto è 60 euro, non è tanto? Ma il problema è che è stato tarato pensando a magari a qualcuna attività in particolare, che può essere quella dei tabaccai anziché tutta la parte dei benzinai. Ci sono alcune attività dove il margine di guadagno è molto stretto e la commissione del posto è molto alta, e quindi di fatto guadagna molto di più la banca anziché la finanziaria, che non l'operatore che invece lavora. Quindi le soluzioni sono o quello che è stato praticato, ovvero sia innalzare il tetto al di sotto del quale non è obbligatorio il POS, oppure bisogna affrontarsi, litigare con il sistema bancario, azzerare le commissioni, perché insomma le banche non costa nulla quell'operazione. E allora che le banche e le finanziarie ci guadagnino in maniera esagerata porta a questo tipo di misura. Il punto d'arrivo sarà quello di azzerare le commissioni, azzerare i costi in modo tale che tutti lo possano avere. O tutt'al più spartirle tra il gestore e l'utente, sì, perché certo. Che cadano tutte nelle spalle del gestore può diventare problematico. Sì, ma poi comunque bisogna ridurle, perché il costo dell'operazione dal punto di vista elettronico informatico è praticamente zero. Il gestore è quello che lavora e quello gli costa davvero, e quindi bisogna che sia una proporzione, che oggi non c'è. Grazie infinite. A voi. Riapre l'Indiga Sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato, dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7.